Nobody knows the trouble you feel. Quello che oggi insieme all'assessore dello sviluppo economico del Comune di Calabria abbiamo voluto fare per un approfondimento con le misure su quello che si può fare di questi tempi per creare un'economia. Noi in questo periodo ci stiamo comunque affiancando dalla figura comunque di Simona attraverso Padlab, da tutto lo staff di Padlab per dare delle risposte ai cittadini, per incontrare i cittadini in modo comunque di dare delle informazioni in modo che i cittadini stessi possano diventare comunque imprenditori, diventare comunque avere il progetto del proprio futuro. Noi abbiamo avuto questo momento di incontro in modo da illustrare quali sono le possibilità e quant'altro. Ci saranno delle personalità che si addentreranno in questi temi, poi sarà Maurizio comunque adesso a spiegare meglio i contenuti di questa iniziativa, e questo è uno dei tanti, è un primo step che stiamo facendo, comunque ne seguiranno un altro. Questo è quello che volevo dire, grazie della partecipazione. Sappiamo che in questi tempi ci sono tante iniziative in corso in questo periodo e forse non c'è una partecipazione così larga questa sera, però comunque è sempre un seme che fa bene comunque mettere nel terreno della comunità cittadina. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. No, io faccio soltanto due riflessioni sulle due parole che diciamo contraddistinguono questo evento, cioè progettare assieme per creare l'economia circolare. Il primo punto, diciamo, progettare assieme. Io ho sempre sostenuto che lo scambio in una comunità, lo scambio di idee, quindi quello che adesso con un termine diciamo sempre inglesizzato si chiama co-working, cioè quello che vuol dire lavorare assieme, avere anche una sede fisica, no? Perché sono questi gli esperimenti più avanzati da questo punto di vista, soprattutto per i lavori di carattere intellettuale, ma anche per il resto, voglio dire, no? Progettare assieme vuol dire mettersi gomito a gomito ad avere uno scambio di idee che possa poi creare una sintesi che sia fattibile di quelle che sono le idee e i progetti stessi. E su questo primo punto, prima di arrivare all'economia circolare, che è un concetto diciamo da questo punto di vista più strettamente economico, io ritengo che per esempio la nostra idea di promuovere la cooperativa di comunità abbia avuto alla base proprio anche un'esigenza di questo genere, tant'è che c'è qui Giancarlo Tuma, il presidente del comitato promotore, che in buona sostanza nell'avvio già della cooperativa di comunità ha avuto l'intuizione, così come diciamo l'avevamo avuta in sede di promozione della cooperativa, di creare subito un gruppo di progettazione, cioè la comunità progetta. Quindi progettare assieme non è altro che, in questo caso della sintesi della cooperativa di comunità, il fatto di creare gruppi di progettazione tutti insieme in modo tale da poter sfruttare quelle che sono le risorse economiche del territorio e per riutilizzare quei beni che attualmente sono inutilizzati, o comunque accedere a dei finanziamenti, a delle fonti di finanziamento esogene, visto e considerato che diciamo, l'economia cittadina non versa in condizioni certamente di floridità. E poi per creare economia circolare il secondo passo su cui bisogna diciamo, riflettere, perché ormai è chiaro che non ci può essere, che cos'è l'economia circolare in poche parole, non ci può essere un uso infinito delle materie prime, no? Come si pensava nelle civiltà proprio industriali, anche se adesso dal punto di vista del pensiero siamo ritornati forse a quel, no? Perché non c'è più progettare assieme, perché si tende ad isolare il lavoro, no? Da questo punto di vista, però si è capito che le materie prime non sono diciamo inesauribili, e quindi economia circolare dominata da queste famose 3 R, che sono il riutilizzare, no? Il ridurre da questo punto di vista anche l'uso delle materie prime, con vari progetti che hanno avuto già diciamo buon esito. E poi c'è una ragione di fondo dal punto di vista proprio dell'accessibilità ai finanziamenti, e questo, se la Commissione Europea dopo
diciamo, la prima sessione del 2015 ripropone nel progetto Horizon, nel progetto Life, in questi obiettivi, ripropone espressamente tra gli obiettivi proprio questo concetto di economia circolare, dando anche delle possibilità di finanziamento. Noi dobbiamo cogliere soprattutto queste. Io vorrei che intervenisse brevemente il Presidente del Comitato Promotore della Cooperativa di Comunità, perché su questo concetto di progettare assieme, secondo me, è un esempio concreto che può dare magari maggiore chiarimento su che cosa vogliamo fare noi con questa idea di progettazione assieme. La consulenza di Pazlab è preziosissima, ma deve servire a formare. Cioè non ci può essere soltanto uno spirito pedagogico nel dover insegnare la progettazione, ma ci deve essere la creazione di un'autocoscienza che noi dopo dobbiamo camminare con i nostri piedi. Quindi l'unico aiuto che noi possiamo dare oggi ai nostri giovani è proprio quello di insegnarle a camminare con i propri piedi. Ecco, io volevo dire soltanto questo e chiederei a Giancarlo se vuole aggiungere brevemente qualcosa. Grazie, buonasera a tutti. Sicuramente un momento storico, un momento molto importante per la comunità di Calabone, per tanti motivi. L'idea della cooperativa di comunità mi è piaciuta subito. Non ci sono buttato a capofitto perché credo molto nel progettare insieme, nel cooperare ad un obiettivo comune, perché da soli non si va da nessuna parte. Se ognuno di noi mette un po' del suo, possiamo fare tanta strada insieme e raggiungere quegli obiettivi che possono essere obiettivi condivisibili da tanti punti di vista, li possiamo raggiungere in maniera molto molto più semplice. Ed è proprio su questo argomento che stiamo insistendo molto, lo dicevi prima tu, attraverso l'organizzazione di tavoli di lavoro. Abbiamo già individuato 4 settori su quali stiamo lavorando con dei gruppi di progettazione: la valorizzazione dell'offerta turistica, il riutilizzo, anzi mi piace di più il termine che ci ha passato Carmelo Rollo, che è rigenerazione degli spazi pubblici ma anche di quelli privati, perché c'è anche da sensibilizzare il privato ad una rigenerazione del suo. Ci sono tanti, tanti spazi abbandonati, tanti spazi che potrebbero essere invece destinati a creare valore comune, perché poi nel progettare assieme si crea valore che è comune, che è un bene per tutti, ne va del benessere della collettività, ne va della qualità della vita e ne va di tante altre cose che sono importanti poi per lo stare bene insieme. Stamattina siamo stati, è stata una delle prime idee della cooperativa di comunità nel coinvolgere la comunità, è stata quella di attribuire un nome, un logotipo alla cooperativa, e volevamo che uscisse dal basso. E abbiamo coinvolto l'Istituto Professionale per il Commercio a indicarci, attraverso un progetto con gli alunni, quello che possa essere un nome identificativo della cooperativa di comunità. Quindi non lo decidiamo noi come comitato promotore, ma lo facciamo decidere ai ragazzi, stimolandoli, sono stati 2 ore a parlare con i ragazzi, stimolandoli proprio su quello che è il concetto giuridico, economico, ma soprattutto del valore di comunità, di appartenenza al territorio, intorno a quello che può essere un nome che deve essere dato poi alla cooperativa. Quindi il coinvolgimento della cooperativa, andiamo a parlare con le parrocchie, andiamo a parlare con le associazioni, ci stiamo muovendo in maniera molto significativa da questo punto di vista. Molto importante è cercare di far emergere poi quelle che sono le professionalità, perché le professionalità sul territorio ci sono spesso e volentieri, condividevamo anche questo pensiero, che le menti pensanti emigrano, le perdiamo, il territorio perde quelli che possono essere spazi neurali che possono portare a ottimizzazione delle risorse, e questo diventa un altro passo indietro rispetto a quello invece che può essere realizzato in termini di valorizzazione. E parlavo con i ragazzi, fra le altre cose, mi aggancio al discorso dell'economia circolare, proprio del problema dei rifiuti.
cioè oggi siamo in una economia che crea rifiuto continuamente per tutta una serie di motivazioni, ma dicevo a loro che il progettare assieme invece un percorso culturale che possa portare alle famose 3R e dipende anche da loro stessi, da quanto loro vogliano penetrare in questo discorso e da quanto vogliano darsi da fare, cioè devono essere loro anche i protagonisti di quello che può essere uno spazio che noi ci sforziamo, sensibilizziamo e cerchiamo di creare come cooperativa di comunità. Il beneficio è anche, e parlo da revisore dei conti, anche per le casse del comune. Oggi dicevo ai ragazzi che una voce di la voce di spesa più importante per un'amministrazione pubblica è proprio la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Ed è impensabile, perché se io faccio, do uno sguardo indietro a 50-60 anni fa, questo non esisteva proprio, non era assolutamente la voce di spesa più importante, erano i servizi alla comunità la voce più importante di spesa. Oggi invece supera addirittura la spesa del personale e non diciamo quella dei servizi, che si è ridotta all'11. I trasferimenti da mamma Stato sono diventati sempre più risicati, quindi, e poi il territorio che deve svegliarsi, cioè fare massa critica, fare attività insieme e sviluppare idee nuove che possano risolvere esigenze comuni che poi una comunità le tira fuori. Ogni cooperativa ha un suo identikit, una sua identificazione, nessuna uguale all'altra. Speriamo di riuscire bene, ci stiamo dando da fare. Grazie a tutti. Allora, buonasera a tutti, io vado a presentare chi poi porterà sostanza e contenuto grazie alle loro esperienze di lavoro in questo settore. Matteo Serra di Paz Lab e del direttivo nazionale di Lega Coop, Guglielmo Forges Davanzanti, professore di economia politica all'Università del Salento, Serenella Pascali, funzionario della Regione Puglia e nonché assessore al welfare e alla cultura del Comune di Calimera e l'assessore alla cultura, Antonella Agnoli, Comune di Lecce. Iniziamo con Guglielmo Forges Davanzanti. Dicevamo appunto cooperare per creare economia circolare, sicuramente uno degli slogan di Lega Coop recitava proprio da soli non c'è storia, no? Infatti tutti i bandi che sono aperti in questo periodo storico molto particolare, dove le risorse sono pochissime e bisogna fare sforzi enormi per mettersi assieme, per collaborare. Ovviamente per collaborare filosoficamente c'è bisogno del desiderio. Il desiderio è quel qualcosa che ci mette in testa di voler cambiare il mondo ancora. E l'intento comune che è parola ricorrente nei bandi è quello del bene comune, infatti tutti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Fondazione con il Sud, stanno appunto cercando di dare qualificazione a quello che è il bene comune, che può essere l'acqua, che può essere un bene anche mobile, e quindi l'economia circolare conviene non soltanto perché cresci a livello umano, ma perché c'è crescita anche economica. Innanzitutto grazie per l'invito. La domanda che mi poni presuppone un'analisi preventiva, ma breve, in merito a questa domanda, cioè se l'attuale configurazione del capitalismo su scala globale, non voglio prenderla molto lontana, ma per capire i termini almeno chiari della questione, se l'attuale configurazione del capitalismo su scala globale è compatibile o meno con tutte le definizioni che possiamo dare di economia circolare, compresa la tutela dell'ambiente, del paesaggio, i rapporti solidari o solidaristici, le attività di comunità e quant'altro. Per fare questo prendiamo i due perni essenziali del nuovo assetto del capitalismo su scala globale e naturalmente italiano. Globalizzazione da un lato, cioè fortissima accelerazione dei flussi internazionali di capitale,
con una parentesi, i flussi internazionali di capitale sono rallentati dall'aumento notevolissimo delle misure protezionistiche messe in atto nel corso degli ultimi anni, in particolare da parte della presidenza Trump negli Stati Uniti. E l'altra caratteristica del capitalismo contemporaneo è la cosiddetta finanziarizzazione, cioè l'obiettivo da parte delle imprese, mi riferisco soprattutto alle grandi istituzioni finanziarie internazionali, alle grandi imprese multinazionali, di realizzare profitti nei mercati finanziari attraverso lo scambio diretto di la vendita e l'acquisto di titoli nei mercati finanziari, titoli di imprese private, titoli del debito pubblico, nel minor tempo possibile, quindi senza l'intermediazione della produzione di beni reali. Questo è un fenomeno di dimensioni ormai imponenti, che è stata la caratteristica essenziale negli anni 80-90 soprattutto del capitalismo anglosassone, Stati Uniti e Inghilterra, ma è oggi diventata la caratteristica essenziale della gran parte dei paesi capitalistici, Italia inclusa. Perché queste due caratteristiche hanno effetti e quali effetti hanno sull'economia circolare nella sua accezione più ampia? Primo, la globalizzazione. La globalizzazione non è altro, possiamo leggerlo almeno, come un meccanismo di competizione fra stati. Meccanismo di competizione fra stati con l'obiettivo da parte di ciascuno stato di attrarre investimenti diretti esteri, cioè attrarre capitali nel proprio paese, e ovvi evitare delocalizzazioni. Qual è lo strumento per realizzare questo obiettivo? Innanzitutto perché questo obiettivo va perseguito. Questo obiettivo deve essere perseguito all'interno del meccanismo competitivo fra stati, perché se non è perseguito l'esito è la perdita di potenziale di crescita all'interno del singolo paese, cioè se l'Italia fa fuggire, poniamo Fiat, dai confini territoriali, evidentemente il prodotto interno lordo italiano, con tutti i suoi limiti, che andrò a dirvi molto rapidamente, si riduce. Se l'Italia non attrae e non attrae investimenti da altre parti del mondo, evidentemente il suo prodotto interno lordo si riduce. Siccome abbiamo comunque come misurazione convenzionale della ricchezza di un paese il prodotto interno lordo, ovvero il valore dei beni e servizi finali prodotti da un'economia in un dato intervallo di tempo, cioè una misurazione esclusivamente quantitativa che esclude qualunque variabile qualitativa relativamente alla ricchezza di un paese, se continuiamo ad avere questo parametro come parametro di riferimento, l'obiettivo non può che essere quello, cioè cercare di far affluire, poniamo, in Italia investimenti dall'estero ed evitare delocalizzazioni. Qual è lo strumento per raggiungere questo obiettivo? Lo strumento è fare in modo da creare l'ambiente più favorevole perché le imprese vengano in Italia o non vadano via dall'Italia. E su quali fattori l'economia italiana, per esempio, ma questo vale per tutte le economie dei paesi OCSE, può giocare? Può giocare al ribasso sui salari, sui diritti dei lavoratori, sulle tutele ambientali, sulla tutela del paesaggio e in generale su tutto ciò che immaginiamo storicamente essere collegato ai servizi di welfare. All'interno di una strategia di questo tipo si colloca anche lo strumento finalizzato ad attrarre investimenti del cosiddetto consolidamento fiscale, cioè della riduzione della spesa pubblica. La riduzione della spesa pubblica impatta prevalentemente sul welfare. Le politiche cosiddette di austerità, più elegantemente ora definite politiche di consolidamento fiscale, che l'Italia ha messo in atto nel corso degli ultimi anni, tra l'altro con la massima accelerazione rispetto a tutti i paesi europei, sono state declinate con la massima intensità in due settori, nel settore della sanità e nel settore della formazione, cioè proprio nei pilastri del welfare. E tutto ciò, è vero che esistono i bandi Horizon 2020, è vero che si parla di beni comuni, ma nella sostanza, al di là della terminologia che viene utilizzata, rischiano di restare parole vuote, perché se non si hanno finanziamenti sufficienti per sviluppare queste attività, e non si hanno, anzi sì, si riducono, evidentemente queste attività rischiano di essere relegate in una nicchia di segmenti di mercato.
Il secondo pilastro è la finanziarizzazione, che ha un impatto molto rilevante sull'economia circolare e con segno negativo, perché la finanziarizzazione è connessa a quello che gli economisti chiamano lo short termism, cioè la propensione da parte delle imprese, che poi a cascata diventa un abito mentale anche nostro, come consumatori, risparmiatori e in generale cittadini, la propensione da parte delle imprese a fare profitti nel più breve tempo periodo, nel più breve periodo possibile. Il che significa una fortissima accelerazione del turnover del capitale tecnico e finanziario, cioè fare investire, ma non investire in attività produttive, cioè non fare investimenti reali, non costruire edifici, scuole e quant'altro. Investire nel senso di fare speculazione finanziaria, per ottenere profitti in tempi molto rapidi. Perché questo ha un effetto sull'economia circolare e lo ha di segno negativo? Perché evidentemente se ci si muove in una prospettiva di questo tipo, tutto l'economia circolare per definizione può sussistere laddove i governi o comunque i decisori politici anche a livello locale abbiano una prospettiva di lungo periodo, cioè la tutela dell'ambiente, del paesaggio, tutto ciò che ha a che fare con il welfare, tutto ciò che ha a che fare con pratiche mutualistiche, solidaristiche, evidentemente necessita di un percorso, di un progetto. Il progetto non lo realizzi in un quarto d'ora o in un trimestre. Qualcuno ha definito l'attuale capitalismo il capitalismo del trimestre. Perché? Perché la contabilità delle grandi aziende è sempre più fatta su basi sempre più ristrette in termini temporali. Allora, se non puoi fare economia, siccome l'economia circolare comporta in qualche modo dispendio di tempo e quindi una prospettiva, un orizzonte di lungo periodo, evidentemente c'è una collisione strutturale fra l'obiettivo da parte delle grandi imprese e delle istituzioni finanziarie internazionali di ottenere profitti nel breve periodo e la possibilità di attivare, almeno di attivare percorsi che possano portare all'economia circolare. Da cui la seconda domanda, e vado alla conclusione. Che cosa si potrebbe fare, ovvero perché l'economia circolare, venendo alla tua domanda, potrebbe generare circuiti virtuosi rispetto all'assetto attuale? Per rispondere a questa domanda, una brevissima premessa: se il mondo continua a funzionare in questo modo, cioè con il combinato di globalizzazione e finanziarizzazione, come alcuni economisti, ormai molti economisti, suggeriscono o prevedono, nella misura in cui è possibile prevedere qualcosa in economia, ci avviamo in una direzione che viene definita di stagnazione secolare, che non è la caduta tendenziale del profitto di anziana memoria, ma è una condizione nella quale i tassi di crescita sono sempre più bassi, il che è anche nei fatti, nel senso che se guardiamo i dati OCSE, quindi dei paesi cosiddetti industrializzati o avanzati, vediamo che si è passati da tassi di crescita medi dell'area OCSE, al netto delle varietà dei capitalismi, la Cina ovviamente sta crescendo molto più di noi e quant'altro, però come media OCSE siamo passati da circa il 6% degli anni 50-60, circa il 3% degli anni 70-80, a poco meno del 2% di oggi. E la prospettiva per le previsioni più attendibili dello stesso Fondo Monetario Internazionale è che si vada a tassi di crescita ancora più bassi, fino allo 0%, cioè fino a una condizione quasi di stato stazionario, tenendo anche conto che questa modalità di riproduzione, quindi la prospettiva di uno stato stazionario, si associa anche a una modalità di jobless growth, cioè se anche si cresce non si creano posti di lavoro, quello che sta succedendo in Italia. Abbiamo finalmente, dicono alcuni, recuperato il segno più davanti al prodotto interno lordo, il che, badate bene, non è che significa che siamo in una fase di crescita, stiamo recuperando quanto si è distrutto dal 2008 a oggi, però abbiamo recuperato un segno più, ma non abbiamo effetti positivi sull'occupazione, tantomeno sull'occupazione a tempo indeterminato e stabile. L'economia circolare può funzionare e può avere effetti molto benefici rispetto all'attuale modalità di produzione capitalistica per una serie di ragioni. Innanzitutto perché è ampiamente mostrato
su basi teoriche e empiriche, che laddove esistono rapporti di maggiore solidarietà, per esempio all'interno delle singole imprese, la produttività del lavoro è più alta. Un esempio molto banale, i processi di, chiamiamoli per capirci, di precarizzazione del lavoro, cioè la somministrazione di contratti a tempo determinato, hanno effetti di segno negativo sulla produttività del lavoro per una serie di ragioni, una delle quali è il fatto che mettono i lavoratori in concorrenza fra loro, cioè spezzano i legami di solidarietà fra i lavoratori. Questo comporta diseconomie di team, cioè per esempio il mancato passaggio di informazioni da un lavoratore a un altro, perché il lavoratore ha convenienza, per l'obiettivo del rinnovo del suo contratto, ha convenienza a cooperare semmai con il datore di lavoro, non con gli altri lavoratori. Già, potrebbe essere sufficiente questo esempio per dar conto del fatto che laddove i legami di solidarietà sono più intensi, più diffusi, più radicati, tanto maggiore è la crescita della produttività del lavoro e quindi tanto maggiore è la crescita economica. Sulla questione della green economy, dell'ambiente, del paesaggio, anche lì ci sono ragioni strettamente economiche per andare in quella direzione, cioè per quanto riguarda l'Italia soprattutto, riduzione dei prezzi delle materie prime e in generale dei prodotti agricoli. Questo per l'Italia è molto importante perché, come sapete, l'Italia è un'economia di trasformazione, cioè importa materie prime, petrolio in particolare, per poi produrre, sempre meno per la verità, prodotti finiti per l'esportazione. Ma al di là di questo, mi avvio alla conclusione, io credo che per impostare un discorso serio in una prospettiva di lungo periodo sull'economia circolare bisognerebbe, a cui l'economista ha ben poco da dire, bisognerebbe avviare un vero e proprio salto culturale, nel senso di, che potrebbe anche poi diventare legge, nel senso di impedire, ci sono alcune proposte in questo senso, di impedire o disincentivare comportamenti opportunistici di breve periodo. Cioè, se si è d'accordo sul fatto che l'economia circolare stenta a diventare il modello dominante e se siete d'accordo sul fatto che l'economia circolare esiste, certamente, ma esiste in segmenti di nicchia di mercato, per farla diventare, non dico il modello dominante, ma comunque un aspetto importante dell'attività economica di un paese, occorre in qualche modo regolamentare i flussi finanziari, tornare alla regolamentazione dei mercati finanziari, impedendo attività speculative di breve termine. Non sto dicendo una cosa che è completamente fuori dal mondo, nel senso che la deregolamentazione dei mercati finanziari, che è all'origine della linea che ho cercato di proporvi, è un fatto abbastanza recente. La totale deregolamentazione avviene con un provvedimento del 1999 dell'amministrazione Clinton, quindi non sono passati tanti anni. Prima del 1999 era vigente il Glass-Steagall-Act, che era un provvedimento che vietava alle banche, ad alcune tipologie di banche, alla gran parte delle banche, di fare attività speculativa. Nel momento in cui si è andato in quella direzione, purtroppo la gran parte della teoria economica ha legittimato, probabilmente scientificamente, quella direzione, quella scelta. Nel momento in cui si è andato in quella direzione abbiamo vissuto prima l'esplosione della crisi dei dot-com, dei prodotti informatici, poi la crisi del mutuo subprime, ora stiamo assistendo alla crisi del capitalismo finanziarizzato, neomercantilista e globalizzato, con le misure protezionistiche di Trump. E quindi il suggerimento che termino è cercare, al netto del fatto che ovviamente vanno valorizzate le esperienze locali, su questo non c'è dal mio punto di vista alcun dubbio, al netto di questo, se guardiamo la questione da una prospettiva più ampia, macroeconomica e di politica economica, bisognerebbe anche attivarsi in qualche modo per sollecitare una normativa che non potrà essere una normativa solo nazionale, evidentemente almeno europea,
di maggiore regolamentazione dei mercati finanziari e dei flussi internazionali di movimento dei capitali, sia produttivi, fra virgolette, sia finanziari. Ti va di approfondire da soli, non c'è storia di Resa Coppola. Pensavo di approfondire, no. Pensavo di andare. Sono un sabato di tanto tempo, no? Sì. Vai, se scali è meglio. Se scali è meglio. Se scali è meglio. Siamo in diretta, sì. Sì, da soli non c'è storia è uno slogan che è stato progettato da noi per Lega Corp, no? Che è l'organizzazione che raggruppa tantissime cooperative italiane, cioè la più grande, che tra l'altro adesso si sta mettendo insieme anche alle altre organizzazioni cooperative, cooperative DC, per fare una grandissima casa comune che sarà l'Alleanza delle Cooperative. E questo slogan nasce in un momento particolare, diciamo, per il movimento in Italia, c'è una cosa che si chiama movimento cooperativo, no? Al di là delle singole organizzazioni. Ed è una cosa bella, questa cosa del movimento cooperativo. Ma diventa brutta nel momento in cui questo slogan nasce in un momento in cui, soprattutto in Italia, la percezione, diciamo così, della cooperazione era ai livelli più bassi della storia. Paradossalmente, ce lo raccontava un'amica che è stata a New York a parlare e ad ascoltare il più grande evento sulle piattaforme digitali, sulle piattaforme cooperative. Ci raccontava che guardano al nostro paese, al nostro modello, cioè, di cooperazione, come un modello a cui fare riferimento. Questo fuori dall'Italia. L'Italia invece non è un modello di cooperazione. E non lo è per, a causa, diciamo, di una serie di problemi storici, no? Però c'è, il professore prima parlava di parole vuote, no? Spesso ci ricordiamo anche utilizzare le parole vuote, a molte persone anche assiste al concetto di economia circolare. Io poi per lavoro ho un problema di comunicazione, no? E ho un problema con le parole in generale, quelle vuote in particolare, ma con una cosa che racconto di una delle cose che succedono, delle cose che fanno, no? Quello che si chiama lo storytelling, che è ormai è un problema serio con questa cosa, perché avvertiamo noi una responsabilità enorme rispetto a quello che facciamo nei confronti, diciamo, di questa, non so come definire, strategia o azione che è lo storytelling. Perché, professore, correggimi se sbaglio, l'economia circolare, il modello dell'economia circolare esiste da 50 anni. Oggi invece lo storytelling, no, lo riporta, ma anche la sharing economy, no, l'economia delle televisioni. Oggi la cooperazione esiste da 150 anni. Ci sono una serie di cose che probabilmente non ce ne rendiamo conto, e sempre per fare riferimento al professore Forges, quando dice alcune imprese, le imprese che funzionano su scala globale, ma anche su scala bellissima, però sono quelle che, diciamo, attivano processi o modelli solidaristici, no? Comunque collaborativi di organizzazione, ed è così. Però c'è un problema che fa parte di questo livello, che penso che molto subito pensare a Facebook, a Google, no? Che hanno, diciamo, delle organizzazioni. Se voi entrate dentro il quartier generale di Facebook o di Google, vedete, diciamo, un grandissimo spazio di centinaia di metri quadrati dove ci sono tutti i lavoratori, tutti, no, sullo stesso livello, fanno grandissime riunioni, dopodiché c'è un problema di qualità. Ed è un problema, anche questo è bellissimo, che nel modello cooperativo, cioè che il modello cooperativo cerca di affrontare il diretto, no? E propone anche una soluzione. Questo problema di qualità si riscontra anche, per esempio, anche su alcune cose che noi subiamo
no? Penso a Uber, non so quanti lo conoscono, ad Airbnb, no? O a delle piattaforme delle nuove generazioni, queste informazioni che ho a voi, ci sono delle piattaforme, no? Dei community dove ci si collabora, dove centinaia di migliaia di ragazzi collaborano, e che attraverso queste piattaforme vengono, diciamo così, venduti un logo per 20 dollari, 10 dollari, realizzati da ragazzi iperformanti, anche italiani, no? Che conoscono, c'è una generazione di questi, no? Che conoscono le lingue perché hanno avuto la possibilità di viaggiare, che sono iperformanti, che hanno, sono all'interno del dibattito globale perché hanno accesso alle informazioni e le utilizzano, ma che vengono, diciamo, utilizzati strumentalmente, no? Attraverso anche a causa di questi problemi, in questi contesti, in queste bolle, e alcuni la chiamano economia della condivisione, altri la chiamano moltiplicazione delle competenze. Cioè, pensare di poter, no, utilizzare le proprie competenze in quel modo lì è la fine. E questo è un problema della proprietà, ci sono poche persone che guadagnano il 90% e tantissime altre persone che guadagnano il 10%. Sanno definire quei lavoratori come collaboratori, come? Perché il gioco... C'è però una distinzione, che sono sempre anche economica, tra collaborazione e collaborazione. Non so cosa l'assessore diceva, no, lei mi scusa, Giancarlo. Noi vogliamo condividere non uno scopo, non solo, voi volete condividere anche i mezzi. Sì, sì, assolutamente. E la cooperazione è una soluzione. Io sono un cooperatore, no? Sono cooperatore da sempre, nel senso che abbiamo, diciamo, iniziato il nostro lavoro per gioco, abbiamo trasformato la nostra passione in un gioco. E l'abbiamo fatto senza nemmeno porci che tipo di forma dare all'impresa che abbiamo in mente. Abbiamo automaticamente scelto la cooperativa. Ma rispetto al tema dell'impresa, io ho difficoltà enorme quando mi trovo, raramente, non so di quale, però se mi trovo, a farmi percepire come un imprenditore. Ho enorme difficoltà perché appunto c'è la percezione che la cooperativa sia una forma poco più voluta di trasformazione. Sul tema delle cooperative di comunità la sfida è enorme, se riusciamo però a inserire un grandissimo ragionamento, assessore, sulle città. Esistono, no, il modello urbano della città neoliberale, c'è la città creativa, la città impresa, no? Questo si collega sempre alla strada. Cosa si fa sulle start-up, la nostra, dobbiamo ripulire tutto, perché stiamo illudendo un sacco di persone. Quando diciamo apri la start-up, è un grande successo, ci sono dei contest, no? Che dicono, ah, in 58 ore vieni, la tua idea trasformerà, no, in un business. Stiamo raccontando il nulla e stiamo illudendo un sacco di ragazzi. L'80% delle start-up. Ma anche se uno non muore, cioè il problema è come ci si approccia a quel tipo di contesti, no? di contesti. Cioè io se ho un'idea la voglio realizzare e poi la voglio, per poi rivenderla e diventare milionario, no? Questa è la realizzazione. È un po' la trasposizione di quello che il dato dice, una diffusione massiva dell'idea di. Infatti si chiama Gepoia, no? Cioè io riesco a portare a casa un risultato di cioè una persona che ha una certa cultura, quel risultato necessariamente lo deve proiettare nel medio lungo periodo, diversamente te lo bypassano attraverso una soluzione immediata. Allora la soluzione più semplice da dire qual è? Gratta e vinci, gratta lì che forse vinci subito. Fai una startup che forse se gratti bene diventi milionario. Allora questo passaggio non funziona perché sul medio lungo periodo
grandissimo parlare di fare rispetto agli attori culturali, no, le cose al presidente Rollo ha fatto bene, si vede un'altra era per leggere se sono anche di generazione, anche rispetto al tema di generazione, sono grandissimi, bellissimi spazi che vi qualificate, no? E spesso però purtroppo ci sono elite delle proprie delle TV che diciamo, vengono messe nelle condizioni di dover fare in modo che questi spazi vadano in un certo senso sul mercato per attrarre investimenti, no? Ed è pure questo, come secondo me, come rade dal suolo, no? In un certo senso l'identità del produttore. E come posso provare a dare un senso a quello che stai dicendo? Rispetto, io sto leggendo durante il lavoro, entro il 2030 quasi 4,5 trilioni di dollari verranno da attività riconducibili all'economia circolare. Poi in questo rapporto di questa grandissima situazione nazionale dice non è un problema, basta copiare le esperienze delle altre città europee per avviare programmi di generazione capaci di lanciare le città come motore di sviluppo della nazione. Basta copiare da altre città europee. Questo secondo me è l'errore madornale di questo modo. E in un certo senso si collega a tutta la cosa delle strutture delle start-up, della creatività, no, di se stessa. Perché applicare modelli estranei a dei luoghi, degli spazi, a dei luoghi diciamo, piani di utilità delle prove è un grandissimo problema. L'ultima cosa, rispetto anche al percorso che stai facendo con la è quello di essere diciamo, di fare leva su quello che Simona non so come ricordo ma definito l'utilizzatore per quale le aspirazioni desiderio filosoficamente e di essere comprensibili cioè nel comunicare quello che state facendo di essere comprensibili di evitare di fare per forza riferimento a dei modelli o a delle condivisioni, queste cose qua che sono dei processi che vengono naturalmente se le basi sono reali e sociali. Basta per avere il tempo. Grazie del prezioso. Lei è esperta di biblioteche appunto e ha aperto, possiamo dire così, tante biblioteche, guarda con attenzione tutti quei progetti che hanno a cuore appunto la cultura come motore di cambiamento che però partono dal basso. Non so, Antonella, ti va di... Sì, io prendo questo perché sono gelata. Ho la voce bassa, non mi posso più della Puglia dove pensa di avere sempre caldo. Se uno non vuole soffrire il freddo deve andare a Bolzano, di sicuro non a Lecce. Quindi ogni volta devo tornare a casa dopo i dati per prendere il tacco più vecchio, per fortuna ce l'ho. Allora, detto questo, grazie di avermi coinvolto in queste riflessioni. Devo dire che faccio un po' di difficoltà a mettere insieme tutti i discorsi che sono stati fatti, perché l'economia circolare, almeno nel suo parte, quello che ci è stato raccontato, nasce legato al riciclo dei rifiuti. Dopo la green economy, dopo così, si parla, no, del come rimettere in circolo, no? Provate a pensare alla grande isola, anzi quasi un continente di plastica che c'è in mezzo all'oceano, adesso il tema più grosso è come utilizzare, far diventare tutto questo scarto pazzesco, farlo diventare qualcosa che entra in circolo in maniera
Quindi questo, io non ne so nulla, ma nella mia testa parlo questo. Dopodiché si parla di cooperative comuni, di comunità. E io, che tra l'altro sono molto interessata a tutto questo, cerco di capire che cosa si intende effettivamente, a parte le definizioni, a parte tutto, oggi per oggi, non oggi perché nascono sostanzialmente, che cosa vogliamo far stare dietro a questa idea di cooperativa di comunità. Però, chiaramente il fatto di non essere semplicemente un processo partecipativo, un bene comune, significa che tu vuoi far sì che la comunità diventi non solo un soggetto che viene coinvolto per progettare, ma anche per produrre ed essere parte del processo produttivo. Quindi fai anche, come dire, introduci anche questo passaggio economico, diventi un soggetto. Io sono stata coinvolta, allora mi vengono in mente tre cose della mia vita, del mio lavoro. Il primo, io vengo dal Cadore, dove nascono le idee comuni. Nascono in Cadore, durante, infatti ci sono ancora, si chiamano regole, ci sono in tutti i paesi di alta montagna, perché i boschi sono in comune, sono proprietà collettiva. E nascono così perché era un bene preziosissimo, soprattutto ai tempi della Serenissima. Quindi noi cadorini vendevamo il legname alla Serenissima, ed era uno dei pochi territori che aveva un rapporto autonomo con la Serenissima, perché senza quegli alberi non avrebbero fatto gli alberi delle navi, non avrebbero fatto e non avrebbero probabilmente non sarebbero neanche diventati la potenza economica che sono diventati per tanti anni. Quindi in questi ultimi tempi c'è stata tutta questa ripresa del bene comune. Bene comune, bene in comune, perché tra l'altro queste proposizioni cambiano in qualche modo, no? Anche il significato. Poi cooperative. Però io vengo e abito adesso da un po' di anni a Bologna, dove dire che alle cooperative non viene attribuito un valore economico o non essere attori economici fa ridere, fa assolutamente ridere, sono i principali attori economici del territorio. Tanto è vero che adesso c'è tutto anche una riflessione, un pensamento sulla, no, sul fatto che tu in quanto cooperativa hai un certo tipo di statuto e poi invece sei diventato qualcosa. Però non è tanto questo che mi interessa sottolineare, è che da quando ho cominciato ad aprire le prime biblioteche, io ho lavorato fino al 2000 come dipendente di una biblioteca vicino a Venezia, poi mi sono dimessa, di essere una delle poche che si sono dimesse dal pubblico impiego, e mi sono messa a progettare le biblioteche. La prima che ho fatto è stata a Pesaro, dove siccome l'intenzione dell'amministrazione e sicuramente l'intenzione e l'idea che avevo io era di un luogo che fosse per tutti e sempre aperto, soprattutto aperto la domenica, perché se voglio creare veramente un beneficio alla comunità devo aprire le biblioteche quando la comunità si può andare. La mia idea di biblioteca non è l'idea che avete voi in testa, ma è di un luogo dove ci possono andare tutti, fare di tutto. Abbiamo visto ieri sera sì, questo film, io mi sono molto formata sulle biblioteche straniere, nordiche, eccetera. E sono soprattutto dei luoghi oggi più che mai indispensabili per i cittadini più deboli, per le fasce più deboli e più povere della popolazione, che diventano deboli anche perché non hanno le possibilità economiche, non hanno le possibilità culturali di non essere deboli. Vi consiglio di leggere l'ultimo libro che ho pubblicato, Cusini, che è un libro nel quale si parla di comunità
Italia dal 1400, lui ha fatto questo studio andando a prendo due famiglie, la famiglia Antinori a Firenze e un'altra famiglia, e come, e queste famiglie, la famiglia Antinori si è sempre fiorentita, le altre famiglie hanno cominciato a fare, hanno continuato a fare i commercianti prima erano dei piccoli artigiani. Cioè l'Italia è un paese di mobilità zero, non esiste nessun altro paese al mondo che abbia la quindi se tu non esci, non cresci in una famiglia che ti dà delle opportunità, tu non avrai mai opportunità, e purtroppo si sono ancora più ridotte queste opportunità con l'andare del tempo, no? I tempi che stiamo vivendo. Però io cerco di mettere in piedi dei servizi che soprattutto aiutino chi ha meno possibilità, perché gli altri in qualche modo le possibilità se le creano, se le trovano, eccetera. Però non voglio parlare di biblioteca. Allora io ho continuato nel tempo a lavorare anche in una biblioteca aperta recentemente qui in Puglia, a lavorare con le cooperative, con le società, perché è l'unico modo per gestire dei servizi in una situazione come quella italiana, dove non hai concorsi, dove non hai formazione specifica. Quindi un uso anche molto strumentale, senza che queste potessero poi effettivamente crescere. E soprattutto con una cosa, infatti mi hanno più volte contattato, abbiamo anche ragionato anche a livello nazionale, perché noi non possiamo, visto che ne abbiamo sempre più bisogno, far fare a loro i lavori, tra virgolette, sfigati, l'apertura alla domenica, l'apertura dopo cena, perché i dipendenti comunali fanno le mattine con 2 metri pomeridiani, che non lo dice nessun contratto, a meno che tu non sia un impiegato, ma se lavori in una biblioteca sei un operatore culturale. Detto questo, quindi per me il rapporto con delle forme, no, di, che si prendono anche cura, no, di un bene pubblico mi interessa molto, e come far evolvere, no, anche tutta la cosa. Terza cosa, la Puglia. Prana è una regione che io sto guardando con ovviamente grande interesse, ma anche grande stupore, perché la quantità di soldi spesi in questa regione, credo che nessuno di noi ha l'idea di quanti soldi, abbiamo solo il comparto di cultura. Io non riesco assolutamente a venire a capo di questo. Per produrre cosa? La regione che ha il più basso indice di lettura. L'altro giorno abbiamo fatto la presentazione di questa planta delle povertà educative, poi era anche molto legata alla scuola. Allora la Puglia ha un abbandono scolastico altissimo, ha il 72% di persone che non vanno a teatro, quando l'investimento uno pensa che qui dovrebbero andare tutti a teatro tutti i giorni dalla mattina alla sera, visto la quantità di investimento sul teatro, eccetera eccetera. Però mi sono anche chiesta perché. Primo, perché, e questo vengo a un discorso che faceva lei, che è quello sulla visione lunga. Tu come amministrazione, ed è l'amministrazione pubblica quella che dovrebbe avere la visione lunga, che già di suo non ce l'ha perché voti ogni 2 minuti, no? E quindi non puoi avere una visione lunga. E chi arriva dopo cerca di distruggere quello che è stato fatto da quello prima, anche se magari sei dello stesso segno politico. Quindi questo non esiste al mondo. La politica viene determinata dai bandi regionali. Io non ho voglia di lavorare in quel momento sulle biblioteche, l'unica occasione però che ho è il bando che esce sulle biblioteche, anche se non c'entra in quel momento con quello che è il mio, la mia strategia, perché in quel momento penso che i miei cittadini avrebbero più bisogno di servizi scolastici e di servizi di assistenza agli anziani, perché ho tanti anziani e non posso più dare più. Che è una follia questa. Seconda, che quella secondo me è ancora più problematica, che non è tanto il discorso delle start-up, che la maggior parte, ma questo delle imprese creative di questa parte che sta in mezzo,
che è quella che in qualche modo dovrebbe gestire questi servizi, tutto in maniera assolutamente temporanea, senza creare effettivamente delle competenze del territorio. I bandi andrebbero fatti in maniera completamente diversa. Devi fare una call, scegli quelli che ti pare che abbiano senso di partecipare, fai con 2 o 3 mesi una grossissima formazione in modo che ci sia una ricaduta nel territorio e crescano dei soggetti competenti nel territorio. Dopodiché, a quel punto, quando ti sei fatto 3-4 mesi, partecipi al bando con tutto questo bagaglio e vince chi ha, come dire, veramente lavorato meglio. Allora in questo poi ci sono i comuni che hanno una spesa sempre più risicata, che dovrebbero, con le tasse pagate o non pagate soprattutto, dovrebbero fornire quelli che sono i servizi essenziali. Io mi rifiuto di pensare che mi devo prendere cura io della sanità, che mi devo andare a raccogliere, come sta facendo Salvelli, ogni settimana le immondizie. Dovrebbero essere, in maniera razionale, pagati con i soldi delle tasse, che sono quei servizi di base. Detto questo, è un mondo dei sogni, però non dobbiamo rinunciare a questa cosa. E io non voglio pensare che siano delle comunità di cittadini che sostituiscono quello che deve, e io credo che sia democraticamente fondamentale, che deve fare la pubblica amministrazione. Qual è il problema? Voi andate a vedere il PIL, anzi no, l'indice di benessere economico e sociale di una città come Trento, che ha più o meno gli stessi abitanti di Lecce, e guardate Lecce. Ma poi dovete guardare una cosa, che è la cosa fondamentale, che il capitolo, che la spesa corrente di Trento è, quelle cifre, no, ma è 1 a 100 rispetto, Lecce 1 e Trento è 100. Significa che quelli sono tutti investimenti in servizi che creano alla comunità la possibilità di avere. Allora, dico tutto questo, che può sembrare non generale, non perché non mi interessano forme differenti, ma dobbiamo pensare a delle forme che non vanno comunque a sostituire alcune battaglie alle quali non possiamo rinunciare. Io sto partecipando, su questo concludo, al padiglione, al prossimo padiglione della Biennale di Venezia, che ci l'Arcipelago d'Italia, e ragiona tutto sulle aree interne. Perché il problema del nostro paese, e questo secondo me è il tipo di riflessione che state facendo voi, è soprattutto una riflessione che sta molto dentro a questo, le aree interne che costituiscono la maggior parte del territorio, ma anche oltre la spina dorsale, eccetera, ma anche la percentuale di abitanti è molto inferiore proporzionalmente a quella che abita nelle 14 aree metropolitane. Allora, il vero problema, che ci sono anche molti comuni pugliesi, molti comuni del Senato, è come far sì che queste comunità, attraverso le cose di cui stiamo parlando, stanno parlando, abbiano la possibilità di sopravvivere. Perché il vero problema è che se tu abiti in un paesino interno e cominci a non avere più la posta, la farmacia, il medico condotto, l'ospedale che ne fanno 2 in tutta la regione, i trasporti non esistono, quella comunità non ha più la possibilità di sopravvivere. E soprattutto essendo una comunità che più delle volte è anche anziana, perde quelli che sono i punti di riferimento quotidiani, quelli che danno un senso, no? I legami sociali. Allora, quello che trovo molto interessante in questo lavoro è proprio come prendersi cura di un territorio e delle persone che vivono in quel territorio. Allora, da questo punto di vista, soprattutto il sistema della sanità, mentre bisogna continuare a garantire delle cose per le non rinunciare, c'è tutta una assistenza di prossimità che non può più essere garantita da nessuno, e quindi veniva garantita dal fatto che c'era una comunità. Sparendo quella comunità, tutto questo sistema viene
più mi ero presa la valorizzazione, voi parlavate tra l'altro di quattro assi, no? E, sono appunto vita sociale ed economica, proprio la definizione è progettare servizi per i cittadini che incidono in modo stabile sulla vita sociale ed economica della comunità. A me dispiace che qui manchi la parola cultura, perché la parola cultura non è tenere aperto il teatro, la parola cultura è l'infrastruttura di tutto questo, perché senza quella non vai da nessuna parte. Allora, io vedo questo tipo di modello, questo tipo di ragionamento molto interessante per le piccole comunità, anche perché sono soprattutto quelle che possono forse più anche non so, dare un senso al vivere di molte persone, l'esistenza di molte persone. Una cosa, non perché questo discorso sull'esperienza storica della comunità, noi studiamo il rapporto del MISE del 2016 che narrava un pochino queste esperienze che sono avute in tutta Italia, Cerreto, Mettignano e così via, ha avuto come modello la piccola comunità, perché è stato questo il focus su cui poc'anzi diciamo illustrato, è stato precisamente questo. Io penso che invece possa anche essere utilizzato sinceramente per altro. Noi siamo una comunità non piccolissima, perché abbiamo oltre 15.000 abitanti. Il comune parte diciamo, da un presupposto che diciamo, fa parte del suo manifesto elettorale, allora diventa manifesto politico successivamente. E cioè che comunque nell'analisi del contesto sociale ed economico di questo paese diciamo, ci sono sicuramente delle forti sperequazioni e delle situazioni di povertà, c'è una forte tendenza all'accumulazione del risparmio quasi originaria, diciamo, caratterizzata dalla presenza di istituti bancari, una sottrazione di queste risorse ai fattori produttivi, come il professor Borges prima, perché appunto vengono canalizzati in questi istituti di risparmio e con rendimenti minimi, una spesso anche raccolta truffaldina, perché noi abbiamo bruciato circa 10 milioni di euro negli ultimi 10 anni con due scandali finanziari all'interno di questo paese. Allora che cosa vuol dire? Molto probabilmente la nostra classe imprenditoriale dal punto di vista privatistico non è riuscita a convogliare in fattori produttivi quelli che sono stati i guadagni, i profitti e così via. Dobbiamo abbandonare anche l'idea che l'amministrazione non debba occuparsi di economia, che lo Stato non debba occuparsi direttamente di economia o non debba mettere delle regole. Io penso che lo Stato, il Comune, qualsiasi altra istituzione pubblica possa essere il creatore di ricchezza e redistribuirla. È chiaro che la cooperativa di comunità può essere uno strumento in questo senso nel momento in cui riesce a creare ricchezza distribuita ai più, ed era questa l'idea politica di partenza, vantaggio per tutti, no? La politica di partenza era precisamente questa, anche con l'ausilio del fatto che noi abbiamo questa legge regionale che consente, dobbiamo vedere adesso queste convenzioni tipo, perché il regolamento è dell'ottobre scorso, per cui al momento ancora non le abbiamo avute, consente quasi di, è vero quello che dicevi, che bisogna pretendere la funzione pubblica deve essere esercitata dallo Stato, mentre in questo regolamento c'è quasi una delega della funzione pubblica non in favore delle cooperative di comunità, anzi lo dice espressamente, diciamo, l'articolo 6 del regolamento. Però laddove c'è un'inerzia dello Stato bisogna intervenire. Cioè io non posso immaginare che una piccola comunità come la nostra non debba e non possa intervenire sulla valorizzazione dei suoi beni, su è vero, è verissimo questo, che siamo dominati dalle scelte di fondo che una regione fa, per esempio, su quelli che sono i campi di applicazione e finanziamenti, no? È verissimo questo fatto qua, perché io sono condizionato dal fatto che se si decide di implementare di più e finanziare di più un settore che è quello, che ne so, dell'alta tecnologia e dell'innovazione invece che della cultura e del turismo, io poi devo legare, no, le sorti di questa cosa qui. Ma io penso che si possono attivare delle risorse anche senza aspettare il finanziamento, anche cercando di attrarre in qualche misura del capitale privato, perché penso che uno dei maggiori pesi di questa terra sia stato proprio il fatto che molto spesso quei capitali, il professore diceva finanziarizzati, effettivamente nel mercato internazionale sono quasi tutti
diciamo, rivolti a questo guadagno facile, dal jackpot, non subito da. Nel nostro caso sono invece quasi sepolti all'interno, diciamo, di fiorire di 5 istituti bancari con territorio di 20.000 abitanti. Non è un fatto, no? Il fatto che ci sia una finanziaria saltata con 5 miliardi e mezzo di buco, o il fatto che ci sia un promotore finanziario della PNL che ha una truffa da 5 milioni di euro, bisogna riflettere sul fatto che comunque un'accumulazione originaria è un denaro che poteva essere investito in fattori produttivi, cioè questo deve essere secondo me anche la riflessione di fondo. E forse potrebbe trovare un'accezione anche da questo punto di vista l'economia circolare, no? Cioè l'economia monetaria circolare, cioè far circolare diversamente il denaro privato. Dalle monete vengono fuori la possibilità che tutti i cittadini non paghino la bolletta, se che faccio il termine bollettizzato, tutto è la tipica, no? La tipica. Per cui è un beneficio diretto, non c'è un po' che esiste. Però questo non sa fare una. Sì, io credo che con soprattutto con una cosa. Benessere. È molto difficile far sì che le persone si vivano insieme, si finiscono insieme e poi si insieme. C'è un grande individualismo e c'è una poca, una bassa abitudine a creare processi per decidere. Lo stiamo facendo noi adesso per questa biblioteca e cioè i cittadini non sono abituati ad essere inserito parte del progetto, no? Sì. E questo credo che sia il grosso lavoro. Sì, il lavoro del grosso è quello, lo strumento della cooperativa di cura può essere una associazione. Lo strumento della cooperativa di comunità può essere una soluzione. Stamattina con i ragazzi a scuola parlavamo proprio di questo, cioè dello spogliarsi dell'individualismo, del Dio, ma ragionare più su noi, su quello che può valorizzare una cooperazione in questo senso con un obiettivo comune, che può essere di vario tipo. Allora, grazie, intanto grazie al Comune di Galatone, all'amica Simona Clepazzo che è venuta qui questa sera e sono qui, diciamo, in una doppia veste, come prevalentemente come funzionaria della Regione Puglia, mi occupo di terzo settore, economia sociale, e come assessora al welfare e cultura del Comune di Palmera. Voglio partire da qui per le ultime riflessioni sulle comunità solidali. Il percorso che porta alla costruzione di una comunità solidale è un percorso ovviamente, oltre che irto di tutte quelle difficoltà che possiamo identificare negli scenari economici che sono fortemente incardinati ovviamente nella cultura e nel modo di vivere le relazioni sociali che ci ha descritto prima il professore Porges D'Avanzati, anche un percorso irto di difficoltà in uno scenario di risorse molto ridotte, di una disponibilità, di una pauperizzazione proprio delle risorse. Nel mio settore, mi porto un esempio concreto molto, molto efficace, nel mio settore in Italia il Fondo Nazionale Politiche Sociali, che sostanzialmente serve per gestire i servizi sociali su tutti i territori locali, è stato decurtato negli ultimi 10 anni dell'87%. Vi porto soltanto un dato per capire le proporzioni di questo, significa che
la Regione Puglia, l'investimento che la Regione Puglia per il tramite del governo centrale faceva per il solo ambito territoriale, quindi per la sola città metropolitana di Bari, all'inizio della programmazione dei piani sociali di zona, quindi nel 2004, attuazione 2005, ora è distribuito per i 258 comuni, cioè per i 45 ambiti della Regione Puglia. Quindi l'importo finanziario è sostanzialmente ridotto. E che cosa significa questo? Certamente la minaccia della delega per l'ente locale, la minaccia, io la ritengo una minaccia, perché è vero, se non si programmano politiche attive si rischia di eccedere nella collaborazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, sebbene diciamo questo poi abbia anche un senso molto evoluto nella costruzione delle comunità, ma deve essere fatto non in vacatio, non in supplenza, ma come scelta consapevole da parte dei cittadini e non perché non vi sia un'alternativa. Come amministrazione comunale, appena ci siamo insediati, abbiamo voluto dare un segno reale della costruzione, che cosa significava per noi costruire una comunità solidale. E allora il primo atto proprio dell'esecutivo è stato quello di decurtare del 22% l'indennità della giunta, assieme alla rinuncia del gettone di presenza di tutti i consiglieri comunali all'unanimità, abbiamo costituito un fondo che abbiamo chiamato, un acronimo, vanno di moda, sono facilmente orecchiabili, che abbiamo chiamato PISA, Patti per l'inclusione sociale attiva. Che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Abbiamo detto, ovviamente parliamo di cifre piccole, il comune di Calimera ha poco meno di 7.100 abitanti, quindi proporzionalmente le indennità degli amministratori sono risicate, la mia indennità è di 320 euro mensili, e abbiamo detto esistono delle misure nazionali, oggi si chiama REI, reddito per l'inclusione, all'epoca non si chiamava neanche SIA, esistevano i cantieri di servizio della Regione Puglia, che poi si sono involuti, dipende dal punto di vista, nel RED, il reddito di dignità. Quindi esiste, abbiamo detto, una misura nazionale, esiste una misura regionale, noi andiamo a costruire sulla base di parametri e quindi criteri oggettivi una misura locale che vada ad integrare la misura nazionale e regionale, perché come sappiamo la misura nazionale e regionale, che si sforza di essere una misura universalistica, tuttavia è ancora una misura che va ad identificare dei destinatari molto precisi con delle caratteristiche precise e stabilendo dei criteri di priorità, di fatto fa accedere soltanto una platea molto parziale delle persone che vivono in una situazione di fragilità. Quindi siamo andati a creare una misura che andasse in qualche modo ad integrarsi, che diciamo ha gli stessi obiettivi che sono quelli dell'inclusione sociale attiva e del sostegno economico alle persone in cambio di servizi in favore della comunità. Questo funziona, nel senso che noi ogni anno facciamo un avviso pubblico rivolto ad alcune persone che non devono essere inserite
all'interno della misura nazionale o di quella regionale, e riusciamo a sostenere, ovviamente, vi dicevo, con un'entità economica non considerevole, però io vi riporto un esempio virtuoso di come questa misura, ed è una notizia di oggi, due persone che sono state inserite nella misura del PISA, Patti per l'inclusione sociale attiva, oggi sono diventate, hanno firmato un contratto a tempo determinato perché è legato al contratto che il comune di Calimera ha fatto con una ditta che si è aggiudicata le pulizie degli spazi pubblici, perché queste persone che lavoravano attraverso il PISA nella gestione della pulizia degli spazi urbani, la ditta le ha viste lavorare, dice ok, lavorano bene, abbiamo l'interesse ad assumerli. E quindi questa, a nostra insaputa, nel senso che noi l'abbiamo saputo oggi che sono state assunte, quando sono venute a fare la formale rinuncia al PISA perché appunto è incompatibile. Quindi vedete il percorso, la possibilità di partire da un'idea, da una programmazione, per arrivare poi ad incidere attraverso le politiche, ad incidere sul proprio territorio, non è un'idea del tutto peregrina, è un'idea praticabile. Ovviamente si tratta di avere attenzione, magari un minimo di lungimiranza, e di innestare quelle politiche sul germe effettivo delle risorse che si hanno sul territorio. E in realtà poi io invece avevo, facendo una chiacchierata con Simona mi diceva: guarda, abbiamo interesse a capire un po' che cosa bolle in pentola in regione innovazione sociale, e quindi sull'investimento nel capitale sociale della nostra regione. La faccio breve perché siamo a fine serata, quindi tralasciamo tutta la parte. Io vi parlerò di un programma regionale che sta per essere approvato, in cui accordo di programma è stato sottoscritto il 27 dicembre, e io sarò a Roma il 27 febbraio proprio per andare a definire alcuni aspetti. Si chiama Puglia Capitale Sociale 2.0. 2.0 perché in realtà è la seconda edizione di Puglia Capitale Sociale, ma il programma regionale va ad innestarsi su un percorso del tutto nuovo, perché nel frattempo lo scenario normativo nazionale è profondamente mutato e sta profondamente mutando, perché la legge 106 del 2016, che è la legge di riforma del terzo settore, ha rivoluzionato nel bene e nel male, diciamo. Adesso andremo poi sicuramente via via. La legge 106 è una legge che ha il compito principale di mettere assieme, attraverso poi il decreto legislativo, uno dei tanti decreti legislativi attuativi di questa legge, 117 del 2017, di mettere assieme un po', di riorganizzare per la prima volta tutta la normativa attorno al tema del terzo settore. Le innovazioni portate sono di spessore notevole e le ricadute sul territorio saranno notevoli anche queste. Ve ne dico soltanto alcune, diciamo, giusto per rendere un po' più concreto il discorso. Ad esempio, non esisteranno più i registri regionali delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale. I criteri di accesso al registro unico nazionale degli ETS, così si chiameranno,
enti del terzo settore sarà appunto unico e sarà nazionale, e su questo le regioni stanno lavorando con il ministero, a partire da marzo lavoreranno con il ministero proprio per creare una piattaforma unica. Diciamo che di buono certamente la legge 106 del 2016 riorganizza, ha la visione di riorganizzare gli enti del terzo settore attorno all'articolo 118 della Costituzione, quindi al tema della sussidiarietà. Tuttavia, diciamo, i decreti legislativi successivi hanno un po' snaturato l'intenzione del legislatore nella legge quadro, e ancora per l'attuazione dovremo attendere ulteriori oramai 37 decreti attuativi per rendere poi effettivamente cogente tutte le previsioni previste all'interno della legge 106. La Regione Puglia ha avviato un percorso di attuazione, ha creato già dal luglio 2017, ha creato un primo tavolo interlocutorio con alcuni dei rappresentanti degli enti del terzo settore. A settembre ha presentato insieme alla Fiera delle Vanghe un cronoprogramma, e a partire da dicembre e poi da gennaio, con l'istituzione del tavolo regionale, ha avviato un programma comune per attuare la riforma del terzo settore in Puglia, che non sarà, diciamo, come in tutte le regioni, un percorso semplicissimo, perché la legge 106 del 2016 e poi il codice 117 del 2017 di fatto abrogano tutte le leggi nazionali e quindi le applicative regionali, quindi la legge 11 del 94 per le organizzazioni di volontariato, la legge 39 del 2007 che è la legge sulle associazioni di promozione sociale, alcuni aspetti della legge 19 e via dicendo. Quindi si tratta adesso di andare a mettere mano poi anche alla normativa regionale. Il terzo settore in Puglia è dall'ultimo censimento Istat, parliamo di 15.105 istituzioni no profit. Nel nostro registro regionale sono iscritte, questi sono i dati a dicembre 2017, 2057 organizzazioni di volontariato, mentre le associazioni di promozione sociale sono 1427 e le cooperative iscritte all'albo sono 2027. È un settore, il terzo settore in Puglia è un settore molto vivace perché negli ultimi anni ha preso anche delle direzioni innovative anche rispetto ad altre regioni. Faccio per dire, qui c'è il presidente del Centro Servizi Volontariato Salento, e l'incremento delle organizzazioni di volontariato, per esempio nel territorio salentino, negli ultimi anni, di creazione proprio di associazioni, anche di piccole associazioni, che vanno per la maggior parte verso la tutela dell'ambiente, la tutela dei diritti, è stato notevole, il che, diciamo, può spingere ad una doppia interpretazione, no? Da una parte possiamo pensare, proprio guardando queste aree tematiche, che forse vi è un'aggressione particolare nei confronti del nostro territorio, del nostro paesaggio, del nostro ambiente, tanto che i cittadini si costituiscono nel tentativo di tutelarlo, questo territorio, oppure possiamo pensare che al contrario vi sia un'attenzione anche legata ai temi della salute pubblica, che spinge verso la tutela dei diritti in generale.
comunque si guardi alla questione, è innegabile che vi sia un fervore di attivismo civico che in altre regioni, con gli stessi parametri temporali, non si è registrato. E quindi questa è un'attenzione di cui tener conto. Ma veniamo a Puglia Capitale Sociale. Allora, intanto Puglia Capitale Sociale 2.0 è questo programma regionale che vuole promuovere iniziative territoriali di interesse generale. La dicitura tecnica riprende gli articoli 72 e 73 del codice del terzo settore. Perché? Perché i finanziamenti vengono dagli articoli 72-73 del codice. Per la Puglia parliamo complessivamente di oltre 1.300.000 euro, complessivamente. Ma poi vi declino un po' meglio quali sono gli obiettivi. Le linee di attività sono due: i programmi locali per l'implementazione, ancora non vi è alcun avviso pubblico di attività di interessi generali, quindi ci sarà un avviso pubblico regionale per la candidatura di programmi locali, potranno essere finanziati piccoli programmi locali di 20.000 euro per un totale di 1.140.000 euro e quindi 57 progetti in tutta la Puglia. I soggetti proponenti possono essere organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che siano iscritti nei registri nazionali e regionali vigenti. Siccome noi abbiamo in programma di emanare questo avviso entro la fine di marzo, le organizzazioni che potranno accedere a questi contributi attraverso programmi, la candidatura dei programmi locali saranno quelle associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato che saranno capofila dei programmi locali che sono iscritte nei rispettivi registri regionali, perché attualmente il registro unico nazionale ancora non esiste e da qui, secondo me, ad un anno e mezzo non esisterà. La seconda linea di attività invece va a sostenere l'azione che i CSV pugliesi vanno ad implementare sul territorio per attuare la riforma del terzo settore. Allora, quali sono le aree prioritarie di intervento? Innanzitutto le vedete, il contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, queste sono riprese dal disciplinare del Ministero e a queste però all'interno del tavolo regionale che è costituito per l'attuazione della riforma del terzo settore, che è costituito da varie associazioni e reti di associazioni, quindi per esempio all'interno non solo ma anche cooperative, all'interno per esempio c'è appunto Lega Coop, cooperative, ma anche tutti i CSV, le reti più rappresentative, così come poi recita la legge 106 e il codice del terzo settore, è stato aggiunto non a caso anche un'altra area di intervento a quelle previste già, a quelle andiamo avanti nell'altra slide, ecco. Le attività di intervento del Ministero arrivano fino alla lettera N, sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza. La Puglia ha aggiunto attività di promozione e salvaguardia delle aree ambientali, interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Questo a riprova di quello che ci dicevamo poco fa.
I progetti di intervento si basano su programmi locali e su patti di collaborazione veri e propri che si stipulano all'interno, tra i sottoscrittori vi sono anche gli enti pubblici, ma anche le imprese, ma anche le organizzazioni no profit, e che sono finalizzati all'attuazione delle iniziative solidaristiche previste sul territorio. Tutta la programmazione di Puglia Capitale Sociale deve essere ovviamente poi coerente con le programmazioni in atto sul territorio. In questi giorni il Comune di Galatone sicuramente starà avviando assieme al Comune capofila di ambito territoriale la programmazione per il quarto piano sociale di zona, e all'interno del piano sociale di zona vi sono, per quella coperta sempre più corta, per quelle risorse sempre più risicate di cui vi parlavo prima, sono presidiati alcuni obiettivi di servizio che sono oramai diciamo i livelli essenziali di assistenza, ma anche meno rispetto ai livelli essenziali, perché poi all'interno dei livelli essenziali sicuramente, data la ristrettezza delle risorse, bisognerà ulteriormente avere diciamo un po' una visione selettiva. Ecco, allora Puglia Capitale Sociale che cosa dice? I piani sociali di zona arrivano fino a quel punto. Che cosa si può fare su questo territorio per andare a investire sulle risorse e capitalizzare quello che esiste come risorsa sociale sul territorio per implementarlo ulteriormente? Nella scorsa edizione sono nati dei programmi locali e dei progetti che hanno portato poi, non lo so, mi viene in mente forse uno fra i più noti con Puglia Capitale Sociale, Avanzi Popolo, di cui probabilmente avrete sentito parlare, no? Che è questa piattaforma sullo spreco alimentare, ma non solo piattaforma sullo spreco alimentare, perché non è solo una piattaforma, è un metodo di condivisione delle risorse, del riutilizzo delle risorse a fini solidaristici, che si è sviluppata a Bari e poi adesso sta allargando la rete anche su altri territori. Insomma, i nostri piccoli programmi locali, i nostri piccoli progetti andranno proprio ad individuare quelle risorse residue sui territori, a sostenere quelle risorse, a chiedere una visione di sviluppo di queste risorse e quindi allo sviluppo di un territorio. Secondo i nostri programmi, noi a marzo pubblicheremo, verso la fine di marzo, del mese di marzo, dovremo pubblicare il bando regionale con una scadenza delle candidature per maggio 2018 e poi a partire da settembre dovrebbero essere previste le attività dei programmi locali, quindi l'avvio delle attività. Per poi concludere nel settembre, quindi, perché i programmi locali hanno la durata di 12 mesi, per poi concludere a settembre 2019 i programmi locali e quindi poi la loro rendicontazione. Tutte le attività del programma troveranno rilievo e diffusione sul portale della Regione Puglia, che è pugliasociale.regione.puglia.it, e poi tramite i nostri canali istituzionali di Facebook e Twitter, che utilizziamo per dare tutte le informazioni dell'assessorato regionale al welfare. Domande.
diversi. Certi servizi essenziali e magari invece di destinare le risorse già stanziate alla cultura li destinano in altri ambiti più importanti. Cioè, parliamo di servizi sociali della degli asili nido, che qua non cioè, in base al criterio della spesa storica non arriva neanche un centesimo qua. Stiamo dicendo la stessa cosa. Volevo soltanto aggiungere che Puglia Capitale Sociale è vero, è meno di una goccia in un oceano. C'è un'altra goccia che è collegata a Puglia Capitale Sociale, che è Puglia Sociale IN, che è un programma regionale che ha una dotazione finanziaria di 72 milioni di euro complessivi, che si declinerà in varie azioni ancora. Diciamo, il programma è stato approvato il 28 dicembre in giunta regionale, il 28 dicembre scorso, e che sarà raccordato a Puglia Capitale Sociale. Alcune cose diciamo, in maniera sperimentale sono partite, però diciamo, necessitano sicuramente di una contaminazione dei territori molto più pervasiva di quanto non sia accaduto finora. Lo sviluppo economico e tutto questo. Ritengo che sia trasversale e una questione di metodo, dal terzo settore, dalla cultura si può apprendere una cosa che è descritta nella prima frase, ossia progettare assieme. Il fatto di aver progettato una biblioteca di comunità a Lecce con le persone che erano invitate a riunioni di progettazione è stata una novità per la città di Lecce. Il fatto che domani pomeriggio alle 16.30 l'assessorato ai servizi sociali e l'assessorato alle politiche economiche si incontrino con le associazioni per presentare assieme un progetto per la presidenza del Consiglio dei Ministri per le famiglie, e noi stiamo proponendo un progetto per la linea C, ossia per le famiglie fragili che non sono i bonus, non sono i di affitto, ma mettere in rete le famiglie di una comunità dove
del comune che poi si farà a capofila. E quindi è una questione di metodo. E il fatto che ci sia molta ecologia, mi viene in mente una frase di Naomi che da non luogo è passata a girare il mondo per dire dei cambiamenti climatici, no? E chi cambierà il mondo? I piccoli gruppi radicali, il cambiamento radicale. E quindi l'individualismo, dice lei, non solo è una bomba ecologica, ma non conviene a nessuno. Quindi su questo ci mettiamo a lavorare con questo. Let's take our time tonight, girl. Above us are the stars and watching. There's no place I'd rather be in this world.